diciamo, nell'avviso 2, tra i vari costi che saranno possibili, diciamo, esprimere e rendicontare, saranno previsti anche in minima parte, con una percentuale comunque molto contenuta, anche dei costi di attività relativa alla consulenza. Questa attività potrebbe eventualmente anche essere svolta e fatta da soggetti magari che, non lo so, non sono residenti sul territorio o magari hanno una specifica diciamo, tecnologia, una peculiarità, faccio per dire, del Politecnico di Torino a disposizione. Una minima parte, è chiaro che non inchiodiamo il progetto di sperimentazione e le attività alla residenza, i progetti. E lasciamo questa opzione, questa marginale possibilità di coinvolgere costi di come dire, consulenza di questo tipo. Non inchiodiamo i progetti, però invece le imprese devono avere una sede operativa in Puglia, anche se non necessariamente una sede legale. Devi, c'era puntualizzare, il beneficiario qui è solo l'impresa ST, quindi gli altri sono fornitori dell'impresa. Di questi fornitori c'è l'obbligo di avere due pugliesi, un'utenza e un laboratorio. Gli altri possono essere variegati in funzione delle esigenze che il progetto presenta. E l'almeno significa che quei due soggetti pugliesi, fornitori, sì, partner nel senso che partecipano, ma non sono beneficiari. Partenariato non significa partenariato di aiuto, partenariato significa che si crea un sistema dove ho un soggetto che mi presenta un progetto, che è l'impresa ST, questo progetto viene realizzato perché ci partecipano, quindi condividono il progetto altri soggetti che però non ricevono contributo dalla regione, perché gli aiuti sono alle imprese, quindi alle imprese ST, e quindi gli altri soggetti devono essere almeno due pugliesi iscritti al catalogo, perché comunque devono esprimere anche, come dire, una valenza di significatività rispetto a quello per cui saranno chiamati dall'impresa a svolgere. L'impresa è libera di sceglierli all'interno del catalogo, non ci sono vincoli, però ci sono vincoli da parte dei soggetti che vorranno iscriversi a dire chi sono, cosa fanno, quanto rappresentano, chi rappresentano, in modo tale che anche la dimensione di sperimentazione abbia una valenza che poi è quella per cui quando emergeranno in questa fase più fabbisogni da più soggetti, che era la seconda domanda, significa che quel tematismo inizierà ad avere una sua connotazione più specifica e sarà uno di quei tematismi finanziabili. Nella sperimentazione poi l'impresa X che vorrà sperimentare perché sono disponibili su quel tema, sia il comune di San Vito dei Normanni e il comune di Bari, potrebbe utilizzarli tutti e due o li utilizza singolarmente. Sul quanto andremo a finanziare, l'orientativamente l'obiettivo è di arrivare a da almeno 100 progetti, 100-150, quindi significa che se il contributo è intorno ai 150.000 euro, il cofinanziamento varia dal 40, dal 50 al 60, perché sono le stesse aliquote della sperimentazione, della ricerca e sviluppo. Quindi arriviamo a 50 per le piccole, se non ricordo male, o 45 per le medie e 60 per le piccole. Comunque, che significa che i progetti saranno all'ordine di fino a 300.000 euro, che non sono poco, non sono nemmeno tantissimo, però per progetti di sperimentazione. Sicuramente un taglio, diciamo, di abbastanza nella media di quello che comunque abbiamo visto in altre iniziative. Non so quali altre domande. C'era il discorso, rispondendo sul discorso dei GAL, dei gruppi. GAL, se essendo soggetti pubblici, anche se partecipati, credo, in una forma mista, possono sicuramente essere degli utenti, in quanto possono esprimere su certe tematiche, poi credo possa essere il turismo piuttosto che, non so, l'ambiente stesso che intercetta quel tipo di organizzazione, degli utenti sicuramente coinvolgibili. Tenete conto che al di là di questa fase, che è sicuramente utile anche per fare sistema e anche, se vogliamo, integrare una serie anche di fabbisogni e iniziative che sono anche in corso e che quindi dovrebbero facilmente
diciamo, esplodere nella facilità di poter dire che cosa serve utilizzando tecnologie infotelematiche nel prossimo breve termine, tenete conto che qui c'è anche l'opportunità di farlo quanto prima possibile. La domanda quando scade, noi ci siamo dati una finestra temporale di 2 mesi, però come dire, non è nella logica dei bandi che poi ci ritroviamo l'ultimo giorno del secondo mese a dover raccogliere le informazioni o comunque le priorità. Degli 8 domini non è detto che tutti e 8 rimangano nel secondo bando, nel senso che si potrà anche scegliere in base alle sollecitazioni che riceviamo di concentrare la fase di aiuti soltanto a 2, 3, 4 domini e quindi settori, perché se emergono problematiche in una dimensione anche di sviluppo abbastanza significativo, lo lancio lì sul sociosanitario e sui beni culturali, e sugli altri c'è una risposta più flebile, si potrà anche ripartire le risorse in maniera, come dire, distribuita, non è diviso 8. Questo è da tener conto perché, lo ripeto come ho detto all'inizio, la fase per noi anche più importante è proprio questa: capire rispetto a quello che già sa la Regione se ci sono ulteriori aree di intervento su cui l'aiuto pubblico ha un senso, e ha un senso anche far sviluppare da parte delle imprese ICT, come dire, investimenti in quelle aree, perché poi c'è anche questo, alla fine dei conti è l'impresa che cofinanzia nella seconda fase con un grosso numero in 50% dei costi, quindi se deve cofinanziare ci deve essere anche, come dire, un ritorno che può vedere direttamente o indirettamente. Sul tema delle candidature da parte delle PMI a più progetti, è evidente sì che sarà possibile per un'impresa anche candidarsi, diciamo, su più progetti di sperimentazione. Probabilmente verrà razionalizzato anche l'approccio, magari se su differenti domini di riferimento, sullo stesso dominio di riferimento. È chiaro che anche qui, diciamo, rientra quello che si diceva prima, dipende un po' anche dalla risposta e dal fatto che siano esattamente gli 8 come sono stati declinati finora o un numero differente. Prego. Dunque, se un'associazione può tranquillamente farlo, anche piccola, non è un problema. Se voi provate a dare un'occhiata alle informazioni che vengono richieste, è semplice, perché è sufficiente registrarsi al portale Sistema Puglia, dopodiché si hanno, diciamo, si ha una mail in tempo reale e si ha la possibilità di cliccare sul link che diventa attivo e si vedono le informazioni. Sono veramente poche, sono 3 schede. Diciamo, l'identificazione di chi sta facendo, diciamo, questa richiesta, la manifestazione di interesse e i contatti, nulla di più. Quindi certamente anche un'associazione che pensa o si ritiene piccola, magari non rappresentativa di, non lo so, utenti a livello regionale o meno, non è un problema. Diciamo, è utile invece che è utile che l'associazione stessa faccia questa sua operazione, quindi inserisca essa stessa il suo fabbisogno, è previsto. È evidente che può anche essere, come dire, possibile, se questa associazione fa parte di una rete, magari candidarsi come rete o così via, insomma, poi dipende un po' anche dalle situazioni. Il privato diciamo, qui sì, certo, no, è utile questo suo commento, insomma, questa sua domanda, perché forse riprende qualcosa che io ho accennato all'inizio, cioè il fatto che nel modello Apulian ICT in Lab l'utenza finale si è fermata un po' prima del cittadino, è così, diciamo, per una serie di ragioni e di esigenze, perché il modello è nuovo, perché, diciamo, i tempi sono anche contingentati. E diciamo che noi il disabile o comunque la famiglia X la immaginiamo rappresentata da un'associazione alla quale questa stessa famiglia potrebbe far riferimento, potrebbe fare ricorso. In quel caso. Mm-hmm.
Sì, no, è assolutamente comprensibile questo suo punto di vista. Io forse proverei ad aggiungere a quello che le dicevo il fatto che un'associazione non necessariamente deve presentare un solo suo bisogno, una manifestazione di interesse, ne può anche presentare 10, 20, 15, insomma, anche se volesse, faccio per dire, un'associazione che rappresenta 30 utenti, decidere di inserire 10 manifestazioni di interesse non è, come dire... Per come è costruito il modello, per come è costruita la procedura telematica, io avevo colto che lei fosse, come dire, all'interno di un'associazione, perciò io pensavo... Certo. Per come è costruita la procedura telematica, deve essere un'associazione, deve essere un comune, deve essere, diciamo... che dovrebbe, sì, se è rappresentativo di quelle, mi rendo conto che c'è questa criticità, questo è evidente, però no, è corretto, io probabilmente magari se si conoscono, se diciamo riusciamo a farci interprete anche di alcuni bisogni specifici su alcune associazioni che magari sono rappresentative, dovrebbero essere rappresentative di certe situazioni e non lo sono, poter provare a fare una sessione di animazione anche all'interno di questa associazione, coinvolgendo direttamente anche gli utenti finali, le singole famiglie. Potrebbe essere utile anche fare un confronto, attivare magari dei facilitatori. Nel nostro caso il gruppo di lavoro che diciamo la Regione Nuova Puglia ha messo in piedi potrebbe essere sicuramente di stimolo, di aiuto anche per magari raccogliere le esigenze, magari l'associazione non ha le competenze o le conoscenze anche di inserire telematicamente una procedura di questo tipo, lo si può fare insieme, insomma. Certamente sì, voglio dire, l'obiettivo finale è sicuramente l'utente finale nella sua espressione più singolare, nel senso, come dire, nobile del termine, cioè del cittadino. Però diciamo che in questa fase, per come è costruito il modello e la procedura telematica, questi sono, come dire, i limiti. Sì, anche perché comunque c'è... In realtà c'è uno strumento di cui non abbiamo accennato, che è tutto un mondo che stiamo costruendo, dove questo tipo di esigenze dirette dal cittadino piuttosto che dal singolo, che non, diciamo, ha interesse a manifestare da un punto di vista di utenza il problema. Però noi, come dire, vogliamo anche spostarci anche su una dimensione anche di confronto di tecnologie tra, diciamo, il mondo dell'ICT. Per cui questo ambiente, questo portale che si sta creando, non è funzionare tanto al bando, fare le domande e muore lì, ma quanto creare proprio tutto un sistema, un ambiente di dialogo diviso per proprio domini applicativi, dove, se vogliamo, stimoliamo più che altro chi fa tecnologie a incontrare i fabbisogni di chi ce li manifesta. In quel contesto sicuramente anche il singolo cittadino, piuttosto che, come dire, l'impresa nella sua identità, potrà confrontarsi, che sono i cosiddetti blog, noi li abbiamo chiamati i siti caffè, comunque hanno questa dinamica molto diffusa nell'ambito, diciamo, degli ambienti virtuali, su cui oltretutto c'è anche un uso ora molto, come dire, esteso anche in altri contesti. Per cui il discorso è che in quell'ambito, al di là ora del bando, delle candidature e tutto il resto, il nostro obiettivo è di continuare ad avere una, come dire, un orecchio di ascolto sul mondo, e non soltanto l'orecchio, ma anche stimolare, come dire, un meccanismo di dialogo tra addetti ai lavori o comunque tra addetti ai lavori e utenti finali. Qui il motivo per cui ci si è rivolti a sistemi organizzati è che comunque si vuole raccogliere quelle che sono, diciamo, qualunque bando va a cogliere, come dire, una parte delle soluzioni che è possibile implementare, per cui l'obiettivo chiaramente della pubblica amministrazione è cogliere quelle che sono problematiche quanto più estese. È chiaro che se lei pone invece un problema specifico, nel momento in cui l'utente non è, come dire, si ritrova a non riuscire a trovare l'interlocutore che riesca a fare da ponte, allora in quel perché ci sono delle problematiche magari non ha solo lui, perché il nostro problema è di riuscire poi a proporre alle imprese ICT
o l'impresa informatica o telematica delle problematiche su cui poi loro abbiano interesse a investire. È chiaro che se c'è un fabbisogno limitato, l'impresa non, come dire, non investe, perché un conto è dire su questa, sul discorso del telemonitoraggio dei pazienti cardiopatici, ad esempio, c'è un'utenza elevatissima, c'è una spesa sanitaria già elevata. Quindi si tratta di far inserire, come dire, le sperimentazioni che possano far, come dire, dare apertura anche a quell'impresa locale di entrare in un mondo in cui non c'è, perché magari ci sono dei leader multinazionali o dei leader extraregionali. È chiaro che l'idea invece di poter anche portare all'attenzione, perché ci sono difficoltà di dialogo con gli attori che noi abbiamo, come dire, cercato di identificare un livello un po' più alto, perché dovrebbero essere i portatori di interesse o portatori anche di problematiche più estese, su cui poi riuscire a, diciamo, concentrare le risorse che abbiamo, perché anche se sembrano tante sono sempre poche, e quelle poche poi dobbiamo sceglierle dove andarle a indirizzare. Alla sua domanda io le dico che comunque nel portale troverà lo spazio per poter, come dire, porre. Non sarà questa fase avviso, fase 1, che è funzionale a identificare poi il finanziamento, però quello di poter anche avere un ascolto e una risposta sicuramente fa parte anche del, diciamo, dell'insieme di cose che stiamo mettendo in piedi. Prego. Diciamo che sì, se, insomma, dipende un po' dalla tipologia probabilmente anche di fabbisogno, perché se questa manifestazione di interesse abbraccia magari, diciamo, un certo numero di utenti che possono essere raccolti sia da un comune che da un'associazione o casi specifici, potrebbe anche essere utile. C'è da dire comunque che anche nella fase di manifestazione di interesse, per come è costruito il portale, c'è sempre un referente, diciamo, cioè una persona identificata che si è registrato e che, diciamo, è un po' colui che sottoscrive il bisogno, quindi per ragioni proprio di identificazione, ma nulla di più. Quindi qualora comunque dovesse essere il risultato di un networking, poi bisognerà comunque eleggere un soggetto che poi fisicamente si, come dire, registra e inserisce la sua espressione di interesse, però non è escluso, insomma, se è lo stesso e già si conosce, può già essere un primo momento di sintesi sicuramente fatto dal territorio. Io, come dicevo prima, nella fase di mappatura è possibile sottoscrivere e presentare anche più manifestazioni di interesse, e questo vuol dire che io posso anche selezionare dei domini di riferimento differenti, perché per ognuna delle schede che raccontavo prima, diciamo, sulla parte superiore io vado in questo menu a tendina a scegliere qual è l'ambito di riferimento a cui mi sto dedicando in questa breve scrittura del tema, e quindi lo posso fare anche per altri, lo posso fare più volte anche come soggetto, cioè nel senso che io posso fare una richiesta e poi come stesso soggetto ne posso fare anche una seconda, una terza e così via, magari differenti non solo nella tipologia di manifestazione di interesse, ma anche di ambiti nei quali io voglio manifestare questo mio interesse, insomma. Sì, manifestazione di interesse, io mi riferisco al tema, al fabbisogno, l'interesse nel voler descrivere il fabbisogno, è assolutamente il fabbisogno, certo, sì. C'era la... Allora, quando lei dice il singolo non colgo bene a cosa si riferisce. Sì. Certo.
Lei come, cioè come laboratorio di ricerca, come soggetto, diciamo che se ho colto bene, sì, se ho colto bene, insomma, il suo punto poi ci dice se insomma la risposta la soddisfa o meno. Per una volta identificato, come dire, il fabbisogno, è evidente che l'associazione è il soggetto più correttamente identificato come colui che iscrive sul portale questo fabbisogno, no? Quindi manifesta questo interesse a scrivere e quindi scrive questo suo fabbisogno. Il laboratorio è utile che anch'esso si iscrivi e partecipi alle attività iscrivendosi viceversa sul catalogo, perché diciamo il catalogo è diciamo l'ambito nel quale poi avverrà come dire pescato il soggetto che partecipa alla sperimentazione. Io suggerirei che se l'associazione, oltre che come dire, essere attiva, essere interessata a iscrivere il suo fabbisogno, ha interesse a partecipare essa stessa alla sperimentazione, l'associazione dovrebbe iscrivere, manifestare il fabbisogno e quindi registrare il fabbisogno e poi essa stessa registrarsi anche al catalogo insieme al laboratorio. Questi sono, come dire, i passaggi più consoni. Poi insomma il soggetto singolo, la persona singola non trova una sua fisionomia nella costruzione e nell'implementazione del Living Labs. Una serie di altre domande, non so chi è primo, prego. Grazie.
Una premessa, qui non sono progetti di ricerca, qui parliamo di sperimentazione. Quindi l'impresa ICT deve dimostrare, e sarà selezionata anche per quello, in che modo e come andrà a sperimentare soluzioni che può già avere, quindi fa trasferimento tecnologico, o risultati di ricerca che ha o che vuole acquisire, può acquisirli, comprarli, tutto quello che si vuole, ma che va a sperimentare presso quell'utente che è identificato, uno o più. Sul meccanismo del finanziamento meno, oggi sarebbe molto complesso chiedere a un'associazione socio-economica, specialmente le Onlus, nel settore socio-sanitario, un cofinanziamento, o un ente pubblico, un cofinanziamento del 55% o del 40% a progetti che poi impatterebbero sulla indisponibilità di risorse proprie, che per meccanismi legati agli aiuti, per chi frequenta questo mondo, significa avere mezzi propri, non soltanto disponibilità di flusso di cassa. Di questo tema purtroppo in questi giorni stiamo impattando con i beneficiari di altri bandi, che significa mettere in bilancio delle poste ad hoc per lo sviluppo di queste attività. Il modello qui e anche la selezione, la bontà, come dire, dei progetti non è soltanto legato alla graduatoria, se finanziato e muore tutto lì. Ci rivediamo alla rendicontazione e poi litighiamo in fase di chiusura del progetto. Questi progetti che verranno finanziati verranno, diciamo, faranno parte attiva di un mondo che, con cui la regione stessa sarà, come dire, monitore, ma allo stesso tempo attore di, come dire, verifica di implementazione, per cui il meccanismo per cui si fa il progetto, in dove l'impresa ICT trova in maniera fittizia l'associazione più l'ente pubblico, è un po' più complicato. Come supponiamo pure l'ente pubblico che è passivo, che dovrà, come dire, essere un fornitore like e quindi, diciamo, puoi rendicontare o dimostrare che cosa ha fatto per quell'impresa e il tutto, diciamo, riuscirlo a mascherarlo, perché alla fine dei conti sono, come dire, delle costruzioni indirette di attività che si fa l'impresa da sola. In questo specifico bando c'è un vincolo che tutto legato a dove, a come si sperimenta e dove si sperimenta. Quindi coinvolgere un'utenza finale, che sia un'associazione socio-economica, può essere anche un'associazione datoriale, se ha l'organizzazione, se ha il personale, se ha le strutture che deve, come dire, mettere a disposizione dell'impresa ST, che paga, perché l'impresa ST paga perché utilizza quel soggetto. Questo è un po' il modello. Se l'impresa ST lo coinvolge come, diciamo, cofinanziato in un progetto.